però è con Carla Ruocco del Movimento 5 Stelle. A voi. Eccoci Gianluca, sì, ci sono diversi ingressi alla Camera e i cronisti sono disseminati, però noi da qui non lo abbiamo almeno visto arrivare. Carla Ruocco, Movimento 5 Stelle, abbiamo seguito insieme l'intervento di Matteo Renzi dal Quirinale, che cosa le è sembrato e soprattutto voi che non avete voluto incontrare il Presidente Napolitano, incontrerete comunque il Premier incaricato? Buongiorno a tutti. Intanto voglio sottolineare che è il terzo governo che gli italiani subiscono senza poter votare, quindi questo è molto grave. E, che dire, Matteo Renzi fa parte di un partito che deve 1 miliardo di euro di rimborsi elettorali agli italiani. Mi aspettavo che quantomeno, data l'urgenza dei provvedimenti, avesse in tasca un assegno, tanto per iniziare un dialogo appunto con noi di restituzione di questa immensa massa di denaro. Quindi questa è la condizione. Diciamo che questo potrebbe essere un buon inizio, perché tra l'altro i renziani in questi mesi hanno votato dei provvedimenti scandalosi che mal si attagliano con la rinascita di un paese, assolutamente, e non hanno votato delle nostre proposte che invece andavano incontro ai cittadini. Parlo di riduzione del carico fiscale, parlo per esempio dell'eliminazione dell'IRAP che giace lì in commissione finanze e che invece è stata surclassata dal regalo che anche i renziani hanno votato alle banche di 7 miliardi e mezzo del denaro nostro, dei cittadini. Ma se arriverà un invito, voi parteciperete? Invito a dialogare, naturalmente. Sicuramente prenderemo in considerazione, ma comunque ripeto che il nostro dialogo si basa sui fatti: la restituzione del denaro ai cittadini, la riduzione reale degli stipendi, l'abolizione delle province. Hanno fatto finta, prendono in giro i cittadini, dicono che le aboliscono e poi alla Camera non le aboliscono. Io posso confermare tutto questo. Questi sono i dialoghi, questo è il dialogo che si instaura con noi cittadini, altrimenti che dialogo è? Se dobbiamo collaborare a prendere in giro la gente, noi non ci siamo. Grazie non Roberto. Rischiate. Sì, ok, grazie. Scusami, ci dobbiamo fermare per la pubblicità.